Fatto una caduta, mannaggia. Si spacchiate le gambe. Ma io volevo vedere quelle cose lì. A parte che sono salito di livello e Sono tutto, va quasi. bene. Volevo vedere. Ma dove sono finiti tutti? Posso Dove mi aprire la trovo? mappa? Non ho il menu. Io vorrei vedere quelle cose lì. Cioè, questa roba qua che c'ho di sotto, cos'è? Quella che c'avevo di sotto, che cos'è? Questo è per la vita. Ho buttato tutti gli oggetti. Vabbè. Avevo qualcosa di forse importante. Non lo so. Pensavo che mi ricaricasse. Ah no, è lo forse è una resistenza. Tipo resistenza al ghiaccio. E niente. Vabbò. I miei vestiti, bene. Ma dov'è il mio focus? Dov'è la gente? Ok, è qui. Ah, ok. Aspetta. Sono dentro alla montagna sacra, ma solo alle matriarche è concesso entrare. Sono una matriarca. Oh, però c'hanno gli Non stessi trovo il portali mio di arco. queste. Oh. Il focus danneggiato, quello che ho preso a quell'assassino. Dove sono? Cioè, è lo stesso dispositivo che c'era nel robo dei predecessori. Ma come menu non disponibile? Non l'ho neanche cosato. Devo continuare a cercare. Non l'ho cosato, non l'ho. Cioè, in base a cosa va il Non lo robo? troverò qui. Ah, posso andare? Ah, ok. Rilevo una specie di segnale. Che è là? È là? Aspetta Sembrano le rovine in cui sono caduta da piccola. un attimo. Esatto. E questo cosa significa? Questo posto non è opera dei Nora, ma dei predecessori. Qua non posso Ma andare. perché? Però ho visto che c'era un'altra roba di qua, che è chiusa anche questa. Ok. Allora, mi serve l'arco. Sì, non ho capito. Eccolo, Ah. col resto delle mie cose. Dov'è? Dammi tutto. Sto messa che sono una schifezza, eh? Ma? Ma mi fa strano che non ci sia più nessuno neanche. Ora, cosa puoi mostrare? Fermate gli scavi e procedete insieme al punto di È il missione. tizio. Evitate ogni contatto con i selvaggi Nora. Se vi vedono, uccidete tutti i testimoni. Ecco l'immagine del bersaglio. Non dovete fallire. Chi è? Immagine del bersaglio. Chi dice che sono come gli altri Nora? Sono io? Visto tramite il focus di Olin. Ma com'è possibile? Allora fai in fretta, sto per entrare. Attendere i denti scan. Devi smetterla di ascoltare Ted e iniziare ad ascoltare me. Ted? Da dove arriva? Di quando è? Mi sa che sempre tramite. No. No, mia Sei mia madre. madre. Ma perché uccidermi solo perché ti somiglio? Aloy, ti sei svegliata? Mi hai portato tu qui. Presto, devi seguirmi. E dove? Fino al posto dove sei nata. No, raga, non sto capendo.
Quindi quell'assassino lì voleva uccidermi, sì. Cioè, ero io il bersaglio perché appunto anche subito che ha detto deve morire. Non credo che fosse per... perché avevo visto. No? Cioè, credo che loro volessero me all'inizio e poi gli altri erano in mezzo e appunto ho detto se si mettono in mezzo che vi vedono, uccidete. Perché mi hai portato qui? Sembrava che stessi per morire, e morire vicino a una madre è sano. Sembrava. L'Anzra si è opposta, ma Jessa si è schierata con me. Quindi, allora, quella era mia madre. Però Ted Mamma, non è quello che è basta caduto. incontrarla. È complicato, ti prego, Non è seguimi. quello che è caduto da bambini. Cioè, quando noi eravamo bambini, che abbiamo salvato. Il pazzo. Mia madre assomiglia a me, ma con i capelli corti. Non vedo come potrebbe. Non sei nata da una donna, Aloy. La montagna è tua Ah, va madre. bene, ok, allora siamo Io. messi male. Ok, ho capito, Cosa? Di grazie. che cosa stai parlando? Vieni. Stai dicendo che mia madre è una montagna? Non mi sembrava così grassa. Che posto è questo? La sala maestra, dove la madre ha ucciso il demone di metallo e ti ha dato alla luce. Aloy, il massacro alla prova è stato solo il primo di molti disastri. Lo squadrone sulle tracce degli assassini è stato assalito e trucidato. Ma questo cosa c'entra col luogo in cui sono nata? Io spero che spieghi tutto. Qui è dove ti abbiamo trovato. Sentivamo piangere, abbiamo controllato e c'eri tu. Io ero lì dentro. Sì. Quindi sono arrivata da dietro la porta. Questo è quello che ho sempre creduto, che venissi dal grembo della montagna. Ma capisci che è un po' Pensavo che improbabile. tu fossi un dono della madre stessa, ma le altre, come l'Anzra, temevano fossi frutto di un potere oscuro. Non un dono, ma un male. Ma questa non è una dea. Aloy! È una porta. Conduce da questa parte. La tocca Mia piano. madre. Mia madre è una porta. Attendere identiscan. La dea parla come la donna. No, è una porta. Per me c'entra col pirulino il focus. Errore. Registro alfa corrotto. Impossibile confermare identità. Accesso negato. No, no. Però abbiamo una madre almeno. Forse. Non ho capito se è una porta o una persona viva. Aloy, la madre ti ha parlato come se ti conoscesse. È una porta. Non hai sentito. Non mi ha riconosciuto. È colpa della corruzione, l'ha detto la dea stessa. Se riuscissi a guarirla dalla corruzione, lei riuscirebbe a vederti. E come dovrai fare? Parlavi di visioni di una donna coi capelli corti. Sì, gli assassini mi cercavano perché le assomiglio. Ma il loro potere è immenso. Non esiste un altro modo? Olin era insieme agli stranieri la sera prima della prova. Gli assassini mi hanno visto tramite lui. Vive a Meridiana. Allora dovrai lasciare la terra sacra. Sono stata un'emarginata per tutta la vita. Perché non un esule? C'è un altro modo. Vieni e lo metteremo in pratica. Mm.
Hai detto che la tribù è sull'orlo dell'estinzione. Cosa è successo? Dopo il massacro alla prova, uno squadrone ha inseguito gli assassini. Ma e sono stati uccisi anche loro. Ok. Però abbiamo... Cioè, allora... sti qua cercavano di uccidere questa donna con i capelli corti che assomiglia a me. Quindi hanno... Non ho capito allora perché cercavano di uccidere anche me. A sto punto, allora, se la donna era davanti a quella porta e gli assassini cercavano questa donna perché è particolare, allo stesso modo noi siamo particolari, perché se siamo nati da quella donna, magari una roba ereditaria o un qualcosa, mostrarti dove sei nata e permetterti di seguire il destino che la madre ha voluto per te. Sì, va bene. C'è qualcuno là? Ah, c'è gente. Le alte matriarche ci aspettano. Meglio se parlo io. Chi era quello? L'hai fatto? Sì. Adesso sa. Ora sorelle, sa. La dea ha parlato ad Aloy. Le ha detto di curare la corruzione. Ah! Come può riuscirci? Dovrà spingersi oltre la nostra terra sacra. Una cercatrice? Se la dea ha parlato, così sia. Vorreste fare di questa cosa una cercatrice? Sorella. Per una volta, Lansra, ascoltaci. Poh, questo è il vostro peccato, non il mio. Mandatela a cercare e speriamo che non torni più. Grazie anche a te. Sempre un piacere. Ah, non vi preoccupate. Aloy, grazie al volere della dea, noi ti nominiamo cercatrice della tribù Nora. Ma non era un audace? Nessuna barriera ostacolerà il tuo incarico sacro. Che la madre ti protegga e sostenga. Posso andare dove voglio? Non è male. Mi preparo per l'inno. No. Noi speriamo in te. Fratelli d'Italia? No? Tirsa, cos'è una cercatrice? Sei tu. Grazie. E questo è il tuo marchio. In tempo di necessità, le alte matriarche nominano un cercatore. Un audace valoroso inviato a perseguire un grande fine. Ovunque esso possa condurlo. Perfino oltre i confini della Terra Sacra? Sì. E col diritto di tornare una volta raggiunto o in caso di bisogno. Quindi posso andare ovunque, senza restrizioni? Perfino in luoghi proibiti, come le terre profane oltre la vista della madre o le rovine del mondo di metallo. Ecco, queste già mi interessano un po' di più. Perché le rovine del mondo di metallo sono proibite? Sono posti in rovina, Aloy. Oscuri e maligni, come i figli del metallo che li crearono. Quando tentarono di uccidere la madre, la sua ira spazzò via le loro città, ma non mondò il loro peccato. Il loro antico livore infesta quelle rovine, pronto a ghermire qualsiasi sciocco vi si addentri. Ma io ho visto una rovina. Sembrava all'interno della madre. Non è possibile. Non dirlo così. Allora, questo va oltre la mia comprensione. Ma confido che scoprirai la verità. Ci sono altri modi per dirlo. Perché le terre oltre il territorio Nora sono profane? Non è ovvio? La nostra terra è sacra. Viviamo sotto lo sguardo della dea, la madre, la fonte della vita stessa. Oltre il suo sguardo si estende una terra decaduta e corrotta. Per questo è contro la legge tribale allontanarsi. Ma come cercatrice sarai protetta. Voglio capire sta corrotta cosa vuol dire. E ci altri? Ci sono stati altri cercatori? In teoria sì. Sono molto rari e la maggior parte è partita senza tornare. Rost era un cercatore? No, non un cercatore. Cosa mi stai nascondendo? Non è il momento, Aloy. Magari un altro giorno. Che palle. Cosa devo fare per casarlo? Devo volare, non lo so. È stato del corpo di Rost. Temo che ci fosse
molto poco da recuperare. Ciò che è rimasto è stato sepolto nel luogo in cui ti è cresciuta, con dei fiori sulla tomba. Grazie. Povero Rostka, che mi dispiace. Cioè, tipo, poteva lanciarsi anche lui in realtà giù dalla montagna. Poi magari noi siamo sopravvissuti a culo, lui non ce l'avrebbe fatta, era stato pugnalato. Però magari, oh, butta via. Allora scoprilo. Ma se pensi che parte del tuo scopo sia aiutare la tribù, fa pure ciò che ritieni giusto. Di sicuro troverai gente bisognosa in tutto l'abbraccio. Le missioni secondarie. I Nora hanno inviato uno squadrone contro gli assassini. Sì, ma è stato assalito e sconfitto. In pochi si sono salvati. E molti di loro sono feriti. Sai dove sono gli assassini? No, ma puoi chiederlo a Varl, un'audace a difesa delle porte dell'abbraccio. È scampato all'imboscata. Ne saprà di più. L'unico che è sopravvissuto. Ora devo andare. Cioè, sono morti anche Bast e Vala. Devo raggiungere le porte dell'abbraccio. Parla con Varl. Cioè, in realtà non ci avrei creduto, nel senso. Se qualche nora erano morti tutti quelli ignoti che non chi li ha mai visti. Però Bast e Vala erano importanti, grazie, nel senso. Di tutto. Almeno avevano un'identità. Ti benedica e ti protegga. Ok. Vado. Ciao. Tanto non devo fare niente, mi pare. Parla con Resh, il nuovo capoguerra. Aspetta, io vorrei. In realtà no, neanche. Cioè, non devo recuperare sta roba. Ah, sì che devo recuperare sta roba. Perché per l'appunto vedete che c'è il più. Ho scoperto che appunto il ricaricarsi la vita non è una barra unica, sono due. Cioè io ho due barre intere verdi extra. In sostanza ho tre vite, se proprio vogliamo dirla così. Ho tre vite. Il problema è che la barra verde devo usarla, quindi non va in automatico. E devo ricordarmi di usarla quando sto per morire. Perché se, praticamente, se la rossa finisce, hai una vita. La pioggia picchietta sul terreno. Devi ricordarti sempre di usare. Di ricaricarti la vita. Ok, adesso siamo pieni. Chiaro. No, questo è Jarm. Grazie mille, non mi interessa. Questo l'abbiamo già acceso. Alai! Te? Alai! Teb. Non sono più un emarginato. Ah, Teb si chiamava, non Ted. Ok, allora Ted è un altro. Da dove è arrivato? Dicono sia entrato dalle porte dell'abbraccio. Ma pensate, è il matto. E da quando mi occupo delle necessità di voi rei. Sono una cercatrice adesso. Aspetta. Mi ricordo di te alla prova. Guardavi basta distruggere il mio trofeo senza intervenire. Vero? Parli pure male dei morti. Sei davvero senza vergogna. Ti ho quasi piantato una freccia nell'occhio. E ora mi minacci davanti a dei testimoni. Ah sì? Quando le alte matriarche lo verranno a sapere, tornerai a essere una reietta. Ma io sono una cercatrice. Mi hanno nominata cercatrice, quindi apri la porta. Tu? Una cercatrice? Tirsa e Gesa sono impazzite. Probabile. Non solo ti hanno fatto partecipare alla prova, ti hanno anche accolto e curato dentro alla montagna sacra. Vai, stai zitto e apri. Non mi stupisce che siamo maledetti e che i giovani giacciano sotto cumuli di sassi. Cosa vuol dire ti sono rimorti? Non sei nessuno, boh. Ha detto come parli, col pugno mi dà un po' più problemi. Ti sono rimorti? Non so, non sei nessuno, non mi piace come risposta. Come puoi essere così crudele? Ho lottato con quei giovani, fianco a fianco. Ecco, già così è meglio. Li ho visti morire. Se fossero stati dei veri Nora, ti avrebbero piantato una freccia. Resh, e dai. Silenzio. Sono il tuo capoguerra.
E io sono una cittadina. Non vuol dire niente. Dalle alte matriarche. Quindi aprimi la porta e toglierò il disturbo. Prima te ne vai da qui, meglio è. Attimo. Cosa qua? Cosa? È una macchina. Che vedete? È una macchina grossa. Il demone! Suonate l'allarme! Per la dea! Ma cosa gli sta facendo? Cosa? Utili. Questa è saltata col portone, maledetta senza mano. Aprimi che esco. No, aspetta. Non ora. Audaci, preparatevi. Oggi combattiamo un male. Uccidi il demone nelle macchine corrotte, ok. Forza? Porca miseria! Attaccate! Piano! Attenti ai corsieri! Piano, piano, piano! Allora, distruggiamo anche i corsieri. Che possono rompere le balle. Ok. Via. Piano, 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 piano. Quanta cacchio di vita che mi tolgo. C'è qualcosa. C'è qualcosa che mi ha tolto vita. Non mi stavano colpendo. Non mi stavano colpendo. Mi hanno assorbito la vita. C'era tipo. È un po' come se fosse veleno. Cioè, la roba della corruzione è strana. Roba della corruzione è stranissima. Posso salire lì sopra? Attaccate! No. Attenti ai corsieri! Li ha fatti allora. Impazzire! Mirano bene. Piano. Oh! Bestia! Devo uccidere prima i corsieri. Sì, c'è qualcosa che non quadra in quel veleno per terra. Che è lo stesso che usano loro per. Cioè, che ha usato per corrompere. Tieni sempre da ricaricare. E vabbè. Fiamme, ottimo. Ma quanto mi ha tolto? 71. Porca vacca. Quante ce ne sono di corsieri? Vieni qua, vieni, piccolo. Vieni qua, vieni. Ok. Ma volevo vedere quella roba lì. Che cacchio è? Corruttore si chiama. Con calma. Sono presenti le modifiche per arma abito inutilizzato. Usale per creare potenziamenti per armi. Adesso non mi interessa. Adesso volevo prendere un po' di ste robe. E poi pensiamo a quello. Che le abbiamo evidenziato anche la roba. Quindi sappiamo dove colpirlo. No, non è più evidenziato. L'ho visto quel sasso. Boia! Calmo, 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 amico. Devo spaccargli ste armi. Che sono dei mitra, che cacchio sono? Piano, piano. Boh, ma che c'è?
Ah. Calmo, calmo. Ma non è un animale. Non è un animale questo. Cioè è proprio una macchina nel vero senso della parola. Io vorrei staccargli quel pezzo. Buono. Gliel'ho spaccato? Boh, fa le scintille. Ok, mi sa che gliel'ho spaccato. Tra l'altro, quando lo guardo, cioè se lo scannerizzo, mi dice che è debole al fuoco. Quindi molto probabilmente se facessi delle munizioni che ho finito adesso, devo stare attento. Allora, frecce incendiarie. È debole alle frecce incendiarie. È morto, è morto, è morto. Ok. Cioè, scannerizzando il nemico ti dice i punti deboli e il... come si chiama? Ma come? A cosa è debole, all'elemento a cui è debole. È questo che serve. Ottimo. Collega al mio focus. Quindi posso usarlo. Facciamo una prova. Avvolgo un po' il cavo. Sembra che regga. Cos'è? Ora devo solo provarlo. Ma dove l'ha attaccato? Allora, come ci sei riuscita? Teb, che cosa ci fai qui? Sei un tessitore, non un audace. Sono venuto a difendere Veglia della Madre. Ma non pensavo di vedere una cosa simile. Hai ucciso quel demone. E gli hai strappato le interiora. Il modo era morto. Le altre macchine. Penso di aver capito. Ma prima devo provarlo. Oh. Immagino sia pieno di corsieri lungo la strada per le porte dell'abbraccio. Esatto. C'era un tizio dietro che correva. Devo parlare con Varl. Ho sempre saputo che fossi diversa, Aloy, ma... Ma cosa? Credo che tu sia un dono della madre. A prescindere da cosa dice Resh. Grazie, Teb. Ma ora devo andare. Frenzonato. E sarai nei miei pensieri. Ok. Audaci, dovete riparare la porta immediatamente. Eh sì, magari. Non mi importa se dovete rattopparla tutta. Fatelo. Bobina. Spazio. Fuck. Facciamolo. Creiamo sto spazio. Non posso creare lo spazio. Li mortacci sua. Borsa delle armi, borsa delle modifiche. Aspetta, se uso un po' di roba posso fare, no? Serve sempre la carne comunque. Tanto c'ho un po' di roba. Te potenzia. Vai tranquillo, sacca delle pozioni. No, non posso. Trappole, vai potenzia. Abbiamo un sacco di roba, raga. Sai che era? Faretra per l'arco. Oh, questo è buono. Questo è molto buono. Osso di volpe, va bene, ok. Adesso in teoria abbiamo spazio. Spero. Yes. Override sbloccati? Devo dire override sbloccati? Non lo so. Posso fare qualcosa? Posso fare altro? No, in realtà vorrei salvare questo momento, se mi fosse possibile. Perché non ho capito più che altro cos'è che ha fatto. Devo trovare una macchina e scoprire cosa fa questo dispositivo. Devo trovare una macchina? Ma vuole controllare le macchine? In ogni caso, io ragazzi penso che per oggi possiamo terminare qua. La prossima volta molto probabilmente scopriremo questa cosa. Anche perché appunto lei ha trovato questa roba qua, che è l'oggetto che usava la macchina per controllare le altre macchine. Dovrebbe essere la parte quella. L'abbiamo attaccato, non ho capito dove, all'arco. E probabilmente vuole provare a vedere se riusciamo a controllare le macchine. Ok. Per il momento è tutto, ragazzi, ci vediamo alla prossima parte, sempre su Horizon Zero Dawn, qui da Lanulf è tutto.
Ciao a tutti.